Come tutti ben saprete, dopo Juventus-Napoli, Marotta ha dichiarato che non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. E la notizia è arrivata a Ciel Sereno, soprattutto dopo una vittoria in una partita come Juventus-Napoli. E infatti, Beppone, con tutto il bene che ti si possa volere, non si fa. Così non si fa. E allora, io sicuramente non conosco le motivazioni. Ecco, le motivazioni le conoscono lui e la Juventus. Punto, quindi sarebbe superfluo parlare del perché, del per come. Io non lo so, quindi posso solamente dire che da tifoso juventino mi dispiace, perché a Beppone mi ci ero affezionato. Mi ci ero affezionato semplicemente perché è un grande, perché per andare a prendere i due pilastri delle due squadre di Serie A che ti stanno iniziando a dare un pochino fastidio, devi essere un grande, in particolar modo se lo fai nella stessa sessione di mercato quando nel giro di un mese prendi Pjanic e Higuaín. E sei ancora più grande quando sei disposto a spendere determinate cifre per degli acquisti che inizialmente lasciano sempre qualche punto interrogativo, come Dybala dal Palermo, Bernardeschi dalla Fiorentina, Douglas Costa, ok, dal Bayern Monaco, ma panchinaro, Cancelo e Alexandro dal Porto, giocatori che va bene, alcuni giovani, alcuni già con delle qualità, però sempre delle scommesse, e quando si parla di certe cifre per determinati giocatori iniziano sempre, no, a circolare dubbi, sia giornali che tifosi iniziano a farsi domande, però se quasi sempre, nonostante tutto, tu investi ed hai ragione, significa che sei un grande, ma soprattutto sei un grande se il 10 luglio del 2018 porti nella tua squadra The Goat, il più grande di tutti i tempi, con una trattativa a dir poco impensabile, perché nessun tifoso juventino si sarebbe mai immaginato di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, ma in particolar modo sei un grande se riesci a distinguerti dagli altri con il tuo marchio di fabbrica, il parametro zero, perché Marotta in 8 anni di Juventus è riuscito a portare a Torino a parametro zero gente del calibro di Barzagli, buttiamocelo dentro, 500.000 euro, Andrea Pirlo, Sami Khedira, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Emre Can, Neto, Dani Alves, Paul Pogba, giocatori che hanno scritto la storia della Juventus o che sono stati venduti a cifre spropositate, come per esempio Pogba a 100 milioni al Manchester United, o anche magari un Coman a 30 milioni al Bayern di Monaco. Ma la cosa che fa veramente capire che Giuseppe Marotta è un grande è il fatto che tutti i tifosi siano affezionati a lui, a parte, vabbè, una ridicola minoranza. E questo accade quando lavori con passione, con professionalità e soprattutto con bravura, oltre che ad essere ovviamente una bravissima persona. E se la Juventus nel giro di 8 anni è passata da essere una squadra da settimo posto ad essere una squadra tra le favorite alla Champions League, e soprattutto merito tuo, ovviamente anche dello staff, però principalmente la faccia ce l'hai sempre messa tu e quindi il merito va soprattutto a te, anche se ovviamente lo ribadisco, gran parte del merito va a tutta la dirigenza Juventus. Però cazzo ragazzi, è un video per Marotta, innalziamo su un piedistallo Marotta, voglio dire, no? Ecco, e nulla, Beppone, veramente grazie, grazie per tutto quello che hai fatto, in bocca al lupo per il tuo futuro, con la speranza che tu non vada in una squadra rivale, ci vediamo domani, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!